Buonasera, eccoci al riassunto della lezione di ieri su Access, modulo 4, Using Database. Bene, partiamo dal punto 18. L'argomento di ieri erano le query. Vediamo come creare una nuova query basata su tutti i campi della tabella magazzino erbe. Quindi apriamo Access, Start. Access lo troviamo direttamente sulla lettera A oppure sulla lettera M come Microsoft, poi Microsoft Office, in questo caso 2013, Access. Bene, bisogna aprire un database tra quelli belli che fatti, quindi andiamo su Computer, sfoglio, vado nella cartella documenti, quindi vabbè qui pappa e poi no, non desktop, ma documenti, documenti, da documenti papà, poi CDL, sto usando il computer di mio figlio perché ahimè è il computer quello portatile che uso io, ho dimenticato di attivare il microfono ed è venuta una registrazione senza microfono, poco poco esaustiva chiaramente, quindi poco chiaro, vado su sample test, quindi la ripeto. 6.0 Using Database Sample Test e finalmente accediamo a Database Erba del Giardino. Da questo database abilitiamo bene il contenuto. Andiamo ad aprire, a creare una query. Quindi sulla scheda Crea, per creare una query si va su Crea, chiaramente in visualizzazione struttura, quindi struttura query. Dalla finestra di dialogo che appare mostra tabella, dobbiamo aprire magazzino erba, quindi erba stock, scritto in inglese. Chiaramente l'esame sarà in italiano. Per aggiungere o doppio clicco, semplicemente aggiungi, poi chiudi. Se ci fossero da aggiungere altre finestre o query, o entrambe, se la vogliamo scegliere da qui, facciamo aggiungi per ognuna di queste o doppio clicco, semplicemente chiudi. Bene, fatto questo, dobbiamo aggiungere tre campi, doppio clic su ciascuno di questi, oppure semplicemente si prendono e si trascinano. Adesso lo faccio qui, li trascino così per far vedere come si possono aggiungere, o si scelgono direttamente dalla colonna con elenco a discesa. Ecco per esempio questo campo, qui potrei scegliere quest'altro, eccetera. I campi che non necessitano, comunque che si vogliono eliminare, basta selezionarli e premere caccia. Bene, questi sono i tre campi. Per eseguire la query basta fare clic su esegui, così viene eseguita senza tener conto di nessun criterio di selezione o di ricerca. 21 sono e 21 rimangono. Se ritorno in visualizzazione struttura facendo clic su questa icona o aprendo questo elenco e scegliendo struttura, visualizzazione struttura, posso inserire un criterio sulla riga criterio relativamente per esempio al prezzo, così mi sembrava che dicesse la domanda, di inserire un criterio tale da trovare sotto tanto le erbe il cui importo è superiore a 2 euro e poi salvare la query con il nome superiore a 2 euro. Bene, facciamo questo. Quindi qui scrivo maggiore di 2, semplicemente maggiore di 2. Non si può aggiungere euro. Se metto euro mi dà errore. Vediamo, ecco qui. È impossibile che sia stato immesso, vabbè, un operando, eccetera, quindi soltanto 2 senza mettere euro. Eseguo la query o con questo pulsante esegui o semplicemente passando in visualizzazione foglio dati ed ecco qui che si trova la query con numero di record ridotto soltanto 8 perché sono quelli che soddisfano la condizione, ovvero il prezzo è maggiore di 2 euro. Devo salvare questa query, vado sul dischetto direttamente così da aprire la finestra salvo con nome e metto superiore, scrivo sub 2 per non star a perdere tempo su 2 euro. Facendo clic su salva, chiaramente questo oggetto che è una query, ecco, lo troveremo tra questi contenuti qui. Verifichiamo, ok, ecco qui che abbiamo la query. Se questa dovessimo averne bisogno a distanza di qualche giorno, qualche settimana, basta tra le query aprirla col doppio clic ed ecco qui la query. Andiamo al prossimo punto del sample test, domanda numero 19, che ci chiede di aprire la query dettagli clienti ed eliminare campo città e quindi salvare la query.
Ritorniamo su Access. Qui mi sono accorto che per vedere a che punto era la registrazione ho fatto un clic sul pulsante, l'ho messo in pausa, quindi devo ripetere quello che ho detto in merito ai punti precedenti. Ritorno a sample test, quindi credo che ero al punto 19, aprire la query dettagli cliente ed eliminare campo città. Ritorno su Access. Quindi vado sulla query Customers Details, dettaglio clienti, vado in visualizzazione struttura e da qui posso eliminare campo città. Città sta per town, se non ci ho seccato male, l'ho eliminato prima, chiaramente non c'è adesso. L'ho eliminato quando la registrazione, ahimè, non era attiva, era in pausa. E allora facciamo finta che città sia questo, c'è scritto type, tanto poco male. Si fa clic, una colonna vale l'altra e si preme il tasto cancel. Bene, poi si può passare in visualizzazione fuori dati. Ecco che qui il campo non c'è più. Una volta eliminato il campo, chiaramente non è più possibile ripristinarlo. Non si può eliminare invece un campo dalla visualizzazione fuori dati. Se provo a farlo, ecco, non mi dà, elimina campo, non elimina colonna, non è attivo. Bene, andiamo punto successivo del sample test, ovvero il punto 20, dove ci chiede di aprire la query prezzi e cambiare il criterio per selezionare le erbe che costano 1,99 euro e 2,25 euro. Vado sul Access, apro la tabella prezzi, price. Da qui mi porto chiaramente in visualizzazione struttura per poter impostare i criteri. L'avevo fatto precedentemente quando ho messo erroneamente in pausa la registrazione. Quindi, relativamente a campo prezzi e ai criteri, si scrive prima 1,99 e poi 2,25. Qui ci va il segno di spunta, se no i criteri vengono comunque tenuti in considerazione, ma non appare poi il prezzo. Se voglio che appare, metto clic su mostra, eseguo la query, ecco qui che ho i prezzi 1,99 euro, 2,25 euro, 1,99 euro, eccetera. Se volessi soltanto l'elenco dei prodotti, ecco, magari allargo la colonna portando il puntatore sul bordo destro della casella di intestazione, magari voglio soltanto l'elenco di questi prodotti che hanno questi prezzi, ma non mi interessa il prezzo, posso tornare a visualizzazione struttura facendo clic su questa icona e semplicemente non mostrare, non cancellare, anche se cancellare il campo non tiene conto nemmeno chiaramente dei criteri, scompare tutto. Se volessi cancellare semplicemente i criteri e far apparire tutto senza nessun criterio, quindi l'elenco di tutti i record e basta, cancello solo questi. Se faccio clic su questa casella, praticamente non mostrerò il prezzo, tuttavia verranno elencati gli stessi record che soddisfano questa condizione. Eseguo. Ecco, qui c'è semplicemente l'elenco delle erbe che hanno quei prezzi, ma non compare il loro prezzo. Rivediamo, se faccio clic su mostra, i prezzi ricompaiono. Bene, andiamo al punto successivo, controllo i minuti, non si vedono chiaro rosso su rosso, qui invece vedo che ci sono 7 minuti disponibili per fare la domanda 21, che chiede di creare una nuova query basata sui campi nome, cognome, città della tabella clienti e il campo percorso della tabella cognome, quindi due. Ecco, la tabella prima c'era scritto salva e chiudi la query, lo facciamo subito, è banale salvare e chiudere la query, posso chiudere e poi salvare oppure prima salvo, salvo e poi chiudo, per salvare semplicemente l'icona, il dischetto che sta qui, salvo, chiudo, volendo si può anche fare chiudi e poi eventualmente salva se ci sono modifiche da apportare. Bene, dobbiamo creare una query basata su due tabelle stavolta, la tabella clienti e la tabella consegna. Della tabella clienti dobbiamo inserire i campi nome, cognome, città e della tabella consegne dobbiamo inserire il campo percorso. Bene, si procede un po' similmente come abbiamo fatto prima. Andiamo sulla scheda Crea, query in visualizzazione struttura, quindi struttura query. Da questa finestra di dialogo scegliamo la tabella clienti e facciamo clic su aggiungi e poi la tabella consegne delivers aggiungi oppure semplicemente doppio clic. Poi un clic sul pulsante di chiusura o semplicemente su chiudi per nascondere quella finestra, finestra che all'occorrenza si potrebbe riaprire da mostra tabella, non ci serve, la chiudiamo. Qui vediamo questa relazione che lega le due tabelle, ne parleremo in un secondo momento, in un'altra lezione. Inseriamo i campi che ci erano stati chiesti, nome, cognome, quindi first name, last name, città e town. Doppio clic per inserirle. Da questa
diciamo, tabella consegne, dobbiamo inserire percorso in inglese, route. Chiaramente non vi preoccupate che all'esame comparirà tutto in italiano. Se io eseguissi la query semplicemente così, trovo tutte i record che sono in relazione in una tabella e nell'altra. Quindi non tutti i nomi compaiono, ma soltanto quelli associati a un percorso. Non ho inserito nessun criterio, non mi è stato nemmeno chiesto, e quindi il gioco è fatto. Viene chiesto però di salvare questa query con nome e percorso di consegne. Ecco, in questo per ciascuna persona si riesce a risalire a qual è il percorso che deve seguire per la consegna. Quindi vale la pena salvarlo. Facciamo clic sul dischetto, salva, scriviamo percorso consegna semplicemente così per non perdere tempo. E chiaramente questa query ce la ritroviamo qui. Se venisse chiusa, possiamo riaprire in ogni momento semplicemente facendo doppio clic su questa query percorso consegna. Andiamo al punto successivo, mentre mancano ancora 5 minuti, creare una semplice maschera. Ecco, abbiamo finito la lezione di ieri con le maschere. Vediamo come si fa a creare una maschera. La maschera possiamo creare in due, se non in tre modi diversi. All'esame viene chiesto semplicemente uno di tre modi diversi, quello più comune. Dobbiamo creare una maschera basata su tutti i campi della tabella clienti e accettare le impostazioni predefinite e quindi salvare la maschera con il nome rivenditore. Bene, allora cosa facciamo? Andiamo sulla scheda crea. Per creare un oggetto qualsiasi di Access bisogna andare sempre sulla scheda crea. Mi porto sul gruppo maschere. Posso scegliere di creare una maschera basata su una tabella qualsiasi o su una query. Mi chiedeva di creare una maschera basata su una tabella. Vediamo su una query. Una maschera semplice basata su tutti i campi della tabella. Quindi su una tabella, quindi vado semplicemente su tabelle, customer, clienti, doppio clic. Per creare una maschera basata su questa tabella è sufficiente fare clic su maschera. Ecco, semplicemente qui, maschera, un solo clic e la maschera è bella che è pronta. Cos'è una maschera? Ingrandiamo tutto lo schermo, è semplicemente una scheda. Se immaginiamo i vecchi archivi cartacei di un tempo, erano dei schedari, cioè dei cassettoni con dentro delle schede. Ciascun record in questo caso è una scheda. Per passare da un record all'altro si fa clic sui pulsanti che compaiono qui in basso, quello col trattino sulla destra ci conduce all'ultimo, e quello triangolino col trattino con la barretta a sinistra ci conduce al primo. Si può scegliere qui anche direttamente il record che vogliamo trovare, per esempio terzo, quinto e settimo. Scrivo settimo per aggiungere il settimo record. Ecco qui, ogni record è una scheda, contrariamente alla tabella dove ogni record è rappresentato in una riga, in una schermata. Vediamo magari una trentina di record. Chiudo questa tabella, tornando alla maschera. Ogni maschera, ogni scheda è un record. Bene, salvare e chiudere, basta fare clic su salva. Qui scrivo il nome della maschera, potrei lasciare custom o customer 2 o qualsiasi altra cosa. Salvo, ok. Per chiudere, pulsante di chiusura. Mi raccomando, sempre quello interno, quello esterno chiude Access, quello interno chiude la maschera. Bene, ritorniamo un attimino al sample test. Verifico che ho poco meno di 2 minuti per creare una maschera in quell'altro modo. L'altro modo è questo: senza dover selezionare alcunché, si può andare su Crea, si sceglie dal gruppo maschere, creazione guidata maschere. Da qui c'è stato qualcosa che non gli piace, creazione guidata maschere. È stato individuato un potenziale problema di sicurezza. Avviso: non è possibile stabilire se il contenuto. Beh, ignoriamo, annulliamo. Caratteristica installata disattivata. Bene, facciamo una cosa: chiudiamo queste finestre aperte. Proviamo a ricreare la maschera. Quindi creazione guidata maschera. Niente, c'è un problema, non ce lo fa creare. Percorso così. Il file potrebbe includere contenuti dannosi. Apriamolo. Ignoriamolo, sono messaggi di sicurezza che a volte farsi, insomma, come in questo caso. Aggiungiamo tutti i campi come ci veniva chiesto. Vado avanti, lascio le impostazioni di default relative al layout ancora avanti. Qui posso mettere il nome della maschera che sto creando, quindi stavolta maschera 3, custom 3, fine.
Ecco la maschera, bella che è pronta, posso ingrandirla un pochettino, anche tutto schermo. Anche qui ogni schermata, ogni maschera è un record, si può avanzare da un record all'altro, si può creare uno nuovo semplicemente facendo clic sul triangolo con l'asterisco. Rimangono soltanto pochi secondi, il tempo di salutarci e darci appuntamento alla prossima lezione. Grazie per l'attenzione e buona serata. Bene, ritorniamo a sample test, dalla prossima volta continuiamo col punto seguente. Grazie.